Da dove inizio? Ok, allora inizio un po' dall'inizio, o meglio, dalla fine. Inizio dalla fine del mio lavoro, ok, che ho fatto, che ho avuto. Innanzitutto mi volevo scusare per questa lunga assenza su YouTube, ma ho avuto altro da fare, cose che mi hanno sconvolta. A me non c'è cosa che non mi sconvolge nella vita, non lo so, succedono sempre cose. No, non me le vado cercando, vengono da me. Mi spiego meglio. Dopo aver finito di lavorare, volevo farmi una bella vacanza. Infatti, avevo detto che avrei tantissimo voluto andarmene in un albergo per non fare niente, perché dopo tutto il lavoro che ho fatto all'interno del ristorante, ho lavorato esattamente 71 giorni consecutivi, tra cui anche sabato e la domenica. Il lavoro è stato veramente massacrante, ma io ne ero pienamente cosciente e quindi l'ho fatto ben volentieri. Però dopo questa lunga, esperienza lavorativa, lunga, per 71 giorni consecutivi, è stata lunghissima, non finiva più. Volevo premiare la mia forza fisica, forza di volontà per tutto quello che avevo svolto all'interno di questo ristorante, che volevo andarmene in vacanza, ripeto, in un albergo, in una spa, rilassarmi, non cucinare, non fare proprio nada, nada, de nada. E invece è andato tutto a rotoli. È andato tutto a rotoli perché mi sono resa conto che non potevo lasciare subito la mia famiglia, visto e considerato che io andavo e venivo, andavo alle 10 di sera, riuscivo a tornare a casa, ma alle 6 del mattino già squillava la sveglia perché dovevo rientrare a lavorare. Io comunque dovevo fare quasi un'ora di viaggio. Ed è stato anche pesante questo, perché ogni 3-4 notti riuscivo comunque a rientrare a casa, però detto questo, non ci sono riuscita, mi sono sentita un po' in colpa a lasciarli, anche se si trattava di 3-4 giorni. Quando finalmente dico, vabbè, io quasi quasi me la vado a fare una piccola vacanza, ci riprovo, è successo l'impensabile. È successo che una notte alle 11:30 stavo andando a letto e sentivo un continuo miagolio. Pensavo fosse un gatto, vabbè, ma siccome era un continuo, non riuscivo neanche più a dormire, perché mi si era messo proprio puntato qui nel cervello. Ho detto fammi andare a vedere. Era tra la notte dell'8 e del 9 settembre, quando ho fatto questo ritrovamento. E sono andata sul posto, era proprio sotto casa mia. Io ho un cancelletto che ridà, diciamo, un pezzo di terreno, ma è stretto e lungo. Mio padre lo ha un po', diciamo, coltivato, ci ha fatto delle casette di legno e quindi ci aveva anche piantato dei pomodori. Insomma, per farla breve, questo miagolio io non riuscivo a capire da dove provenisse. Quindi ho fatto giri da sotto, da sopra, che poi questo terreno è praticamente così. C'è l'aloe, un'aloe gigantesca. Rovi, quindi con le spine, e quindi io non riuscivo neanche a passare lì in mezzo, quindi non riuscivo neanche a capire. Mi sono arresa e mi sono permessa di chiamare ai vigili del fuoco. Ho detto: vediamo un po', vedo tanti video su vigili del fuoco che salvano gattini, cagnolini, tutte queste cose qua. Ho detto: proviamo, vediamo un po'. E la risposta è stata: sì, signora, noi facciamo questo servizio. Perfetto. Ma l'ansia mi saliva perché questi non arrivavano, il miagolio c'era, quindi sentivo proprio che era una richiesta di aiuto. Quindi finalmente arrivano, chiedo gentilmente di non far rumore perché comunque ci sono i miei genitori che abitano sotto casa mia. Vedono un gatto, dicono: signora, ma qua c'è un bellissimo gatto, sta benissimo, perché ci ha chiamato inutilmente?
Io ho detto no, io non vi ho chiamato inutilmente, a parte il fatto che ho chiesto se facevate questo servizio e mi è stato detto di sì. E poi non è inutilmente, perché se io sento che mi sto preoccupando, è successo qualcosa, io che devo fare se non riesco a passare? Anche perché qui è stretto, ma sì, infatti noi non potremmo neanche passare qui, non è che possiamo mettere a rischio i nostri, come chiamare, vabbè, i vigili non si possono mettere a rischio, insomma, se ne vanno. Ma io non mi arrendo perché sento ancora questo miagolio. E non era il gatto che avevano visto loro, perché era un miagolio di un gattino piccolo, si riconosceva. Io l'avevo capito. Alla fine chiamo mia figlia, gli ho detto: senti, scendi immediatamente, porta il tuo telefono, fammi luce e mi devi aiutare a capire dove arriva. Praticamente io l'ho ritrovati che stavano dietro tra questa parete di legno e questo terreno. Io mi sono dovuta, ho dovuto praticamente salire sopra questo terreno, ma era pieno di rovi e io a mani nude ho tolto questi rovi, queste spine. C'erano le foglie dell'aloe che si erano completamente seccate e quindi le ho tolte a mani nude. Finalmente riesco a capire dove si trova il miagolio e scopro che praticamente stavano tra il muro della capannina di legno che aveva costruito mio padre e il terreno. C'era uno spazietto molto stretto e vedevo questo gattino. Non vi dico quello che ho fatto perché con mia figlia poi ho detto: vedimi il punto, ferma lì il punto, dimmi dove sta, così adesso vengo dietro, bisogna rompere un pezzettino di legno per farli uscire fuori, quindi devo rompere perché io qua non ci arrivo, perché era molto profondo dove si trovava questo gattino. Io continuo a dire gattino. Insomma, riesco a spostare tutto quello che c'era sotto questo capanno, vado con martello e tutto l'occorrente che serviva per rompere questa, rompere, non ho rotto, alla fine ho soltanto staccato con il chiodo, dai chiodi, questa mattonella di legno e mi trovo davanti una scena. Erano tre gattini, tre piccolissimi. Tre scricciolini. Io la prima cosa che ho fatto è prenderli in mano. Ho detto a mia figlia: prendi subito un secchio. Infatti, questo è il secchio dove l'abbiamo messo. Io avevo una maglia, non avevo nulla per appoggiarli. Mi sono tolta la maglia. Ho continuato, insomma, a sistemare poi con il reggiseno. Fortunatamente faceva ancora caldo. Siamo corsi subito all'H24, una clinica H24 per animali. Le hanno visitati, hanno detto che erano infreddoliti, quindi tornate a casa, le abbiamo dato il latte, le abbiamo aiutati. E sono state 2 settimane bellissime, solo 2 settimane bellissime. E questi gattini mi hanno veramente. Mi ero innamorata subito di questi tre gattini, ho detto tanto lo so che nessuno li prenderà. Io 2 anni fa avevo trovato la mia gatta, o meglio, mia figlia aveva trovato la gattina, Micia, alla fine l'abbiamo dovuta tenere noi perché nessuno, non siamo riusciti a farla adottare. Quindi mi sono detta: sono tre, figurati, chi se li prende? Io ho detto: ok, me li prendo io, avrò due cani e 4 gatti. Ero felicissima perché li stavo aiutando, li stavo crescendo, ero per loro. Io e mia figlia abbiamo fatto da mamma a questi gattini. Scusate, ma mi sta venendo veramente da piangere perché mi ha scosso tanto questa storia. Non ve la faccio lunga. Purtroppo uno di questi gattini aveva incominciato a camminare in maniera strana. Mi sono preoccupata, l'ho riportata nella clinica. Hanno fatto un esame e hanno visto che aveva un virus mortale, che è la parvo. A parvovirus, che io non sapevo manco cosa fosse. Purtroppo è un virus che si trasmettono tra di loro, tant'è che dopo 5-6 giorni sono morti anche gli altri due gattini. Sono morti uno, è morto in casa, abbiamo cercato in tutti i modi di rianimarlo, non ci siamo riusciti, ma tanto, cioè, di lasciarlo morire così non ce la siamo sentita io e mia figlia, quindi abbiamo cercato in qualche maniera di premere un po' su
insomma, per riattivare il cuore, il massaggio cardiaco, ma niente, c'è morto lì, ha aspirato, ha sofferto tantissimo ed è stato terribile vedere la scena. E la notte invece ho voluto fare io la notte perché mio figlio ha detto vai a dormire perché ho bisogno di te domani mattina e mi dovrai accompagnare dal medico perché devo assolutamente vedere se quest'altro si riesce a salvare. Ma durante la notte non ha fatto altro che miagolare perché stava malissimo. Io sono stata lì, non gli ho tolto mai la mano, ho sempre avuto la mia mano su di lei. E erano due femmine e un maschietto. Il primo a morire è stato il maschio Felix, avevo già dato i nomi. Poi è morta Gioia e poi è morta Gaia. Avevo dato dei nomi felici, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. E a me questa storia mi ha sconvolta tantissimo, perché poi il giorno dopo siamo dovuti andare dalla veterinaria e l'abbiamo dovuta addormentare perché soffriva troppo. Abbiamo fatto tutte le cure possibili e immaginabili. Chi mi diceva di non dare l'antibiotico? Chi mi diceva di dare l'antibiotico? Chi mi diceva no, metti la canapa sul pancino? No, la canapa fa male. No, devi fare la trasfusione del sangue. No, la trasfusione non la devi fare perché ci sta il vaccino. E se gli fai il vaccino non va bene, perché il vaccino fa male, perché di qua, perché di là. Ho avuto tante di quelle nozioni, di tante notizie, che io alla fine non ci ho capito più niente e da essere umana forse avrò anche sbagliato, non lo so, perché da ignorante non lo so. Tra l'altro apro una parentesi, perché tramite un mio ex amico avevo chiesto aiuto, perché c'è una tizia che lei conosce che aiuta tanti gattini, soltanto che quando gli ha chiesto di aiutarmi lei si è rifiutata, perché pensava che i gattini fossero grandi, 3 mesi, che quindi ce l'avrei fatta da sola. E poi invece improvvisamente è riapparsa dicendo no, io ti voglio aiutare, io ti aiuto, io ci sono. Mi ha detto vieni qua, vediamo i gattini, ok, dimmi quando devo venire, ma questo non me lo diceva mai quando dovevo andare a casa sua. Mi diceva vengo io da te, ok, ti aspetto, dove ci vediamo, ma non mi dava mai un orario di quando veniva a casa o comunque ci sarebbe dovuto incontrare. Quindi una chiacchierona. Mi ha fatto perdere tanto di quel tempo al telefono che neanche a pensarlo, scusate lo sfogo, ma questa condizione, che cosa è successo? Alla fine sono riuscita a litigare anche con quello che pensavo fosse un mio amico. Ci tenevo a quell'amicizia, ma visto e considerato il suo atteggiamento, io poi quando interrompo un'amicizia non la riprendo più. Questa adesso è la mia... perché l'ho fatto diverse volte, prendere amicizie, litigare, riprenderle, ma poi alla fine si sono rivelati sempre quelli che sono. E questo non significa che io sono perfetta, per carità, però insomma i comportamenti, io cerco comunque di essere una persona pacifica, di essere una persona sociale, però le persone asociali esistono, le persone che vogliono fare la guerra pure. Punto. Quindi detto questo, scusate se mi sono dilungata, non ho fatto più video, non sono più partita, però adesso mi vedete in camper, sto pulendo il camper perché finalmente fra pochi giorni parto, me lo merito, e me ne vado, faccio un lungo viaggio con mia cugina Katia, la stessa cugina con cui sono andata all'Isola d'Elba. Quindi io vi chiedo scusa per questa assenza, chiedo scusa ai miei follower, non alle persone che si mettono adesso a vedere il video e poi magari poi si permettono pure di giudicare e dire qualcosa perché è successo. E io poi questi messaggi brutti che mi arrivano neanche li considero, meglio li leggo, li guardo, ma li cancello, perché non mi va di stare a guardare messaggi brutti delle persone brutte. Perché i messaggi brutti o comunque le persone che parlano fanno commenti negativi e vuol dire che sono persone negative. Quindi cancello tutto di tutto quello negativo, non mi piace, io voglio positività. Quindi mi sembrava giusto dirlo, anzi stavo pure pensando di non fare neanche più video su YouTube perché non sapevo neanche di stare su, di farmi un viaggio lì.
lo scoprirete con il prossimo video. Dovete aspettare un po' perché lo devo montare, devo fare, insomma, ci vorrà un po'. Quindi scusate ancora per questa mia assenza, lo so che qualcuno mi vuole bene, lo so che qualcuno mi segue, e quindi io saluto queste persone. Le saluto tantissimo, saluto le persone che sono rimaste ancora incollate sul mio canale senza aver visto più neanche un video. Ci vediamo nel prossimo video, incrociamo le dita che vada tutto per il meglio. E continuo a pulire perché qua c'è un macello, anche perché non ho più pulito quando sono stata a lavorare a Colonia. Adesso ve lo dico dove sono stata a lavorare, chi mi ha seguito, io non l'avevo detto, ho detto venitemi a trovare, qualcuno è venuto, avevano capito dove mi trovavo, quindi adesso lo dico pubblicamente, mi trovavo a Colonia dove vado spesso con il camper e lì avevo trovato lavoro e lì ci sono stata. Ho messo i paraocchi perché essendo vegana lavorare all'interno di un ristorante non vegano, però ripeto, io facevo il pane e mi occupavo delle frittelle e mi è capitato di tagliare qualche verdura, pomodoro, insalata, quindi non ho fatto altro. E sì, ho fatto altro, ma ho dovuto mettere i paraocchi, ma preferisco non dirlo perché sono stata quasi obbligata e purtroppo ci sta. Però, insomma, ho dovuto ingoiare un po' di rospi. Ingoiati i rospi, adesso me ne vado in vacanza. Oh, ce vo, eh. Quindi, alla prossima.